Ma no, cosa è successo oggi? Vabbè, ve lo dico io ragazzi, sono uscite le nostre magliette ufficiali di crop, mi raccomando, solo 100 pezzi no, Dalla collaborazione ma... con Anthem... Off-White non, non è vero no, Ma, Antem... eh, ma vediamo, 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 del fumo, eh. vediamo del fumo, eh. come fanno tutti quanti, fumo eh. negli occhi alla gente Ragazzi, vestono larghi, mi raccomando, sono oversize, trovate il link Qualità, in qualità, solo tessuti italiani okay, Qualità basta. per tutti quanti Ok ragazzi, sigla come stai? male perché? perché ho solo una maglietta di crop eh lo so però loro invece possono averne più di una ragazzi sotto le 10 siete dei pavidi <ride> comunque oggi volevo portarti detto che abbiamo realizzato un sogno con queste magliette era il tuo sogno? no però era un, qualcosa che volevo fare da tempo e volevo parlare di sogni ambizioni futuro forse Attenzione, Tutte queste parole per dire che l'altro giorno stavo ascoltando un nostro collega, chi è il nostro collega? Che fa un, anche lui un podcast che, che si chiama Storia di Brand. No, voglio il nome del nostro collega. Max uh... Storie di brand. E praticamente lui ha fatto questo, fa questo podcast dove racconta le storie dei grandi brand. E dato che in questo giorni sto distruggendo delle macchine analogiche, ho, ho pensato di ascoltare la storia di... Posso dire che è sempre un buon giorno per distruggere delle macchine analogiche. Ma soltanto sai che in Armenia lo fanno come tributo al dio sole? Bello. Che bruci tutti i rullini. Fanno un cerchio di rullini, danno fuoco e poi buttano le compatte dentro. E penso che il Dio Sole non sia particolarmente contento di questa cosa È contento perché a lui piace il buco nello nell'ozono Ah, ci sta, sì, ci sì, ci sì, sta. Sì. Comunque, al di là di questa degressione Prende, Ascoltavo la storia di, di nostro fratello Kodak ma... Matteo, credo, <ride> e, e niente. E ho pensato, no? Lui ha cambiato la storia, riducendo la macchina fotografica da enorme, che era super per, per ricchi, eccetera, eccetera, a creare la prima macchina economica. Fece una macchina okay. che costava un dollaro solo, pensa. Pazzesco, incredibile. Già adesso sarebbe impossibile trovarla, nemmeno la Pieni 2 costa così poco. Bella la Pieni E comunque, in tutta la sua storia, lui crea il rullino, eccetera, eccetera. E poi eh, un ragazzo all'interno della sua azienda crea il sensore digitale, che fu anche poi il fallimento di Kodak, ironico, no? Ma come ha fatto questo? Uno nell'azienda ha creato il senso. In che senso? Eh, Cosa Kodak, vuol dire? Kodak ha detto vogliamo togliere i rullini perché comunque costano ancora troppo. eccetera. eccetera. Ah, no, 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 rimane... no, no eh, ci siamo, e okay. prende un tizio dentro bene, il suo dipendimento. Nel tipo... senso, non penso che tu ti svegli la mattina. No, un no ha aperto un, una sorta di divisione nel suo centro ah, sviluppo e ha detto provate a fare in modo che dal, possa scattare una foto e vederla sul mio computer senza dover per forza farla in, in analogico come si è sempre fatto fino a quel periodo. Questo tizio inventa il sensore digitale, che quindi è un'invenzione di Kodak ufficialmente e poi sappiamo tutti com'è andata, cioè quello che hanno inventato dentro di sé è come se Apple avesse inventato l'iPhone per autodistruggersi. Dei geni Dei grandi Comunque salutiamo i nostri amici di Codac Che hanno dichiarato fallimento nel 2013 e Sono durati, possiamo dire, anche 2019, troppo 2019, non so Comunque sì, bravi, avete fatto il potra 400 Vabbè, comunque questa digressione Per dare lo spunto alla domanda che ti volevo fare Quali saranno, nella fotografia Le grandi invenzioni che cambieranno la storia? Quali saranno o quelle che Quali vorrei Quali vorresti che fossero Non abbiamo ancora la sfera di cristallo le grandi invenzioni che cambieranno non so, la fotografia immaginati qualcosa che un Guarda giorno Guarda che rullino, sensore digitale È un bel passo Eh sì, no, Sicuramente definitivo Beh, penso che A meno che cioè... non cominciano a imprimerci l'immagine nella nostra Beh, sai che bello? Fare foto con gli occhi Ok, questo in mi sembra In realtà sarebbe bello poter avere non soltanto più le fotocamere o gli smartphone Ma tipo gli occhiali che esistono già in realtà Però con una pari qualità Gli occhiali che facciano le foto Madonna, Tipo quello... sbattendo le palpebre Bello Incredibile, Cazzo, quello, però qui siamo, siamo quasi a livello Black Mirror. Beh, però se ci pensi, siamo, cioè, qu pensa quanto c'è stato distacco fra il primo telefono con la fotocamera e l'iPhone attuale, non tanti anni, 10, 20 forse, ma nemmeno perché il primo iPhone è del 2008, quindi in 12 anni. Abbiamo fatto il balzo ad avere il ProRo nel telefono e un tempo avevi quelle fotocamerine marce. Si sì, puzzonissima. Che... Chissà quanto tempo ci metteranno a mettere la stessa fotocamera di iPhone dentro un paio di occhiali. No, però sarebbe bello poter avere qualcosa proprio nel proprio corpo. Tu ti faresti fare un trapianto di qualcosa per avere qualcosa... Ti farei in... mettere 270-200 al posto degli occhi. Vabbè, sembra un una cazzata. <ride> però è interessante. Secondo Beh, me quella sì. sarà una delle prossime grandi, grandi cose. Io ho un sogno. Che so, presente, ti ricordi le, le, le figurine, quelle lenticolari che giravi così e le vedevi? vedevi la però immaginare di poter stampare delle foto, quindi questa è un'idea imprenditoriale perché vendi anche la carta, poi ti spiego una roba. No, è perché non, non è più carta. Eh, ma È muove. una carta magica. Ah, carta magica, tipo la sabbia magica che vendevano un <ride> tempo. Quella là. È questa carta magica che effettivamente riproduce un micro video. Stampato. Tu praticamente vorresti le carte, le figurine quelle di Harry Potter Vorrei con le foto di che si muovono Tu vorresti di quelle con le cioccorane Esatto Tu vorresti le cioccorane fondamentalmente Senza le cioccorane, solo le figurine che si muove Bello però Non è male Non è so, cioè cosa. ci vorrebbe una cioè, ci vorrebbe in realtà uno schermo talmente poco costoso e talmente tanto riciclabile come la carta Che permette di fare questa roba qua perché ovviamente deve essere una roba usa e getta biodegradabile perché altrimenti è un casino. Sai? Ah, l'ambiente, giustamente ragazzi. No, C'è cioè, no, sempre un occhio di riguardo fos all'ambiente. Immagina quanti brand avre avrebbero il loro pacco di pasta con tutto animato sopra e tu lo butti a culo. Mm -hmm. <ride> no, 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 io no. voto sì. Nel numero io voto sì. Comunque, questa è un'invenzione bella. E, tra l'altro, ricordo nei commenti di farci sapere le loro perché secondo me ci possono essere delle robe anche interessanti. In realtà, in realtà un'invenzione che per me è quella che secondo me potrebbe essere la strada che dà una nuova luce alle fotocamere. C'è già stata, ma è stato un fallimento incredibile, non mi ricordo neanche il nome. La di quel... Litro dici? Malgreto. Qual, è... <ride> Qual è la Litro? La, trapezio... la macchina trezzizzare che metteva tutto a fuoco e poi... No, no, quella è una merda. <ride> e... Fondamentalmente poter editare le foto sulla fotocamera. Ah, ok. Vabbè, questa è, secondo me è più facile del previsto che nessuno gliene frega un cazzo. Eh, ma secondo me non hanno capito un cazzo i produttori di fotocamere <ride> di quello che sta tirando la massa. Ovvero mm. il fatto che resta tutto qui dentro. Sì, cioè, secondo me ci vorrebbe che la tecnologia dei telefoni, la possibilità di avere una SIM dentro la camera magari o cose del genere, entrino nelle fotocamere. Una SIM dentro la camera? Eh sì, perché se... Quindi tu vorresti chiamare con una no, 7G no, 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 mi servirebbe solo per avere la connessione 5G, cioè non voglio per chiamare, però posso condividere direttamente dalla camera. No, io non dico neanche tanto il condividere direttamente dalla camera, perché lì diventerebbe fondamentalmente il concetto di camera phone all'ennesima potenza. Sì ma più un faccio la foto e la finisco anche in camera. No, però io mi immagino la sim perché secondo me la sim introdurrebbe tantissime funzioni utili, anche ad esempio per il giornalista che deve fare le foto. Um, durante una gara o durante un evento Che le invia subito FTP Al posto di dover tenere sempre il telefono connesso Avere il cavo Ethernet attaccato alla macchina Attaccato al computer che invia Tu hai la sim dentro la camera Scatti la camera Tu pensa spedisce. a quei poveri cristi a bordo campo Quando fanno le foto sportive Che devono stare lì col computer Possiamo fare qualcosa per questi poveri ragazzi eh, pagano, Possiamo fare qualcosa che... per alleggerire il loro lavoro Io sono con voi Ma che cosa c'entra questo Ecco forse alleggerire ancora ulteriormente Le camere Rendere magari riuscire ad alleggerire le lenti, riuscire ad alleggerire le macchine in modo da renderle super minimal schermo e sensore, e basta senza la necessità di avere tutte queste mille cose. Quindi ridurre i problemi di riscaldamento, la durata delle batterie, eccetera, potrebbe essere interessante in molti casi. Sì, quello, quello sicuramente la vedo molto come una cosa. Mh, molto consumer più che però poter connettere le cuffie bluetooth alla fotocamera. Eh no, perché il cavo non ha il delay. Vabbè, no, però anche solo per potersi ascoltare ogni tanto, senza dover per forza. Se ti dimentichi una cuffia col cavo, sei fregato con le macchine attuali. Quello sarebbe figo. Però noi dobbiamo parlare di idee rivoluzionarie: qualcosa che cambierà il mondo. Tipo il vivo con lo drone dentro della scorsa puntata. Bellissimo. E la nuova Kodak. Bellissimo. L'obiettivo che si stacca per farti un selfie. E funziona comunque. Non lo so, però ecco, forse la tecnologia periscopica che ad esempio stanno utilizzando adesso negli smartphone per fare eh, ob ob obiettivi orientali, un tilt shift ma che arriva a 90 ⁇ gradi Così puoi fare le foto zenitali con la camera così senza doverla portare ah, a Ah, il probe lens di Laowa che hanno fatto la lente. Esatto, tipo quello ma nelle lenti normali. Urca, di casino, cioè un... Eh devi fare tipo un, un tuboide angolare. Mm. E se invece... Tipo... L'ultra grande angolo di iPhone che diventa anche top di per farti le foto al cazzo, dai? Ah, presente? Tu puoi mettere ah, la... sì, è vero, è vero iPhone lo fa col software Tu attacchi l'iPhone Ah sì computer, sì ok la, fa... la webcam Che fa da top Ok capito Assurda quella roba Però Dobbiamo trovare Un'idea rivoluzionaria mano. Un'idea Se cioè, tu dovessi aprire Una startup adesso Di un prodotto rivoluzionario della fotografia Cosa faresti? Aprirei un brand di t-shirt come co... Quella di crop <ride> ragazzi Vero Compratela subito Mi raccomando In sconto Solo per voi A partire da oggi stesso 100 pezzi Mi raccomando Crops eh, Allora Qual è la più grande necessità che tu hai quando fai foto? Una cosa che senti di cui hai bisogno, che dici cazzo avessi questa, questa cosa? Allora, qui. a livello pratico, una memoria interna alla camera. Sì, eh, in realtà questa cosa qui sarebbe rivoluzionaria, ma è una cazzata enorme. Non capisco perché non la continuino a fare. Perché ci sono già, esatto, cioè ci sono già delle camere che ce l'hanno e non capisco dove diavolo sia il problema. Cioè, questo è veramente alla base. E mm. secondo me i problemi di surriscaldamento. Nel lato video potessimo totalmente abbatterli senza utilizzare vento e cambierebbe tutto. Tutti, tutte le macchine che hanno problemi di surriscaldamento, anche solo banalmente la GoPro, la Insta e quelle cose lì, sono tutte limitate dal fatto che la parte elettronica scalda ancora troppo anche in, in cose così piccole. Questo è il problema principale. Risolvessimo quel problema lì, avremmo praticamente abbattuto ogni cosa, perché potresti fare delle macchine super piccole solo sensore. Il problema è che non le puoi fare adesso esse perché scaldano come dei forni a legna. Io non lo so, il problema, il problema, sì, non faccio video, quindi non, non mi interessa. Però secondo me il problema vero, la cosa che noto sempre io, ad esempio con me, è il fatto che io tante volte non ho voglia di portarmi la camera dietro. Perché? Troppo ingombrante, troppo spazio. Fare sì che le compatte, quindi camere compatte, su cioè cui nessuno punta più e perché di, dovete darmi una motivazione. No, dicevo... Far sì che le compatte possano arrivare al livello delle camere non compatte a livello di prestazioni, perché parlandoci molto sinceramente, tutte le compatte che ora ci sono in giro, come X100V, in realtà sono X100V e Q2, le uniche per quanto mi riguarda sì, da, competitive, sì. da tenere in considerazione, bellissime, divertentissime da usare. Sono fighissime. Comunque sono comunque troppo grandi. Le X100V si salva ancora perché c'ha quell'obiettivo veramente sottile che te la riesci Pro a mettere PSC. in tasca per la PSC e soprattutto le prestazioni arrivano fino a un certo punto quindi non hai la sì, stessa sì, sì, qualità non hai lo stesso livello di performance di, beh, prendo esempio random ma prendete quello che vi pare, di una 7.4 sì, 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 sì. Eh, sicuramente la, la riduzione della tecnologia è da sempre il problema principale, è da quello che ha fermato la tecnologia ad arrivare fino a certi perché, punti cioè, perché mm. se io potessi avere una compatta grossa così, il motivo per cui utilizzo tanto, negli ultimi due anni penso che la proporzione fotocamera iPhone è sbilanciata tipo 80% iPhone, sì. 20% camera quando sono in giro. avessi una cosa grande del genere, io porterei sempre la camera 2 giorni per scoprirlo tutti i giorni. Devo ricambiare uh, la quantità di, di freddo che serve per raffreddare appunto un sensore così grande. Uh, deve essere miniaturizzato ancora di più il fatto che il sensore deve essere grande così e dietro ci vuole un sistema di, di gestione della corrente, eccetera, su super a bassa Secondo me, è il futuro, sottile. io l'ho detto penso in 74 milioni di occasioni, il futuro è lato computer, lato software, lato fotografia computazionale. Eh, come so, però se, gli se vogliamo uno, un, una grande lente, un grande sensore deve esserci lo spazio per farlo. Il è no, assolutamente, però io quello che, che, che dico nella mia testa è dove non arriva la possibilità di avere dimensioni più grandi, quindi un sensore più grande, fare entrare in gioco Tutta la parte sì, io quello che mi chiedo è ipotizzando il futuro sulla parte telefoni eh, quando arriveremo a masterare il sensore da un pollice su sugli smartphone, no? Quindi tutti tutte le smartphone avranno di base il sensore da un pollice, il che sarà apparente aver superato tutte le ZV RX D, eccetera eccetera. Quale direzione si prenderà? Si cercherà di ulteriormente allargare per fare super 16 e poi super 35 oppure a un pollice siamo arrivati a quel gap che per i prossimi X anni ci dovremmo accontentare di quello un po' come è stato in passato, perché quello secondo me sarà il vero futuro. Quanto potremo ingrandire in fretta il sensore dei nostri smartphone e quindi avvicinarsi sempre di più alla macchina fotografica, il, con rispetto al fatto di quante le lenti dovranno essere grandi e soprattutto, cosa ancora più problematica, quante lenti ci riesce a far stare. Perché ovviamente il problema degli smartphone adesso è che tu non puoi fare un bump grosso così, ah no, ma banalmente non puoi nemmeno estenderlo, cioè, già soltanto estendendolo, anche nella metà che ormai è sempre libera. È un incubo poi da tenere in mano. Eh, io, ho tutti gli smartphone che ho visto che hanno delle camere molto grandi, come ad esempio alcuni Xiaomi eh, che hanno quei patacconi dietro enormi. Eh, per carità possono essere anche buone a livello di prestazioni ma da tenere in mano sono uno strazio eh, oppure la cosa che si potrà fare è switchare a monosensore di nuovo ma fare un sensore talmente grande che permette di avere l'ultra grandangolare il crop interno che ti fa eh, la, la per. standard e un altro crop interno che ti fa la 5 però per. come vedi cioè, eh, siamo tornati in maniera naturale perché in realtà ragazzi non abbiamo preparato niente e a parlare degli smartphone e non più delle fotocamere. Ah, perché eh sì. la direzione e il futuro, fondamentalmente è questo qui. Il futuro non è la camera. Perché la camera come concetto è già un concetto vecchio. Sì, e poi un Ora, concetto, secondo me, che è limitato sempre di più solo ai professionisti. Cioè, oggettivamente. Ma neanche più i professionisti ormai perché. Per tanti, ok, ci sono delle applicazioni dove la camera è fondamentale, sì, sportive, okay, eventi, però beh. ci sono tantissime, ma una valanga di so, applicazioni. Secondo me il fashion è quasi uno dei primi che potrebbe fare full smartphone. Tran tra tranquillamente, full smartphone sì. lo riesce a fare veramente easy. Cioè, secondo me, se, fai, se riesci a collegare bene i flash, a gestire tutta quella parte Market lì, eccetera, flash. Luce continue, easy, si può fare. Secondo anche perché, tanto, anche perché tanto adesso. A maggior ragione, se guardiamo che nel fashion si sta cercando sempre di perdere quasi qualità e non avere più quel look patinato che si aveva un tempo. c'è cioè, tutta la cioè, realtà. Pu puoi scattare anche con un iPhone 7 volendo, anche perché le fanno adesso co veramente con le compatte della Kodak, a sì, 10 sì, sì, sì. euro. Sicuramente, foto. secondo me, il fashion potrebbe essere uno di quei primi posti in cui salvo rari casi si potrebbe fare tutto full, uh, full smartphone, ma così come secondo me anche tutta la parte di still life, easy. Sì, tranquillissimamente. Diciamo che se l'utilizzo dell'immagine è un utilizzo che è rilegato a internet, fondamentalmente lo smartphone è meglio di una fotocamera. Possibile, sì. Perché è accessibile a tutti? Io so che con queste cose tutti i fotografi mi staranno più o meno odiando a morte. È accessibile a tutti, è fondamentalmente, qualitativamente ottimo, perché se avete uno smartphone top di gamma, io sono certo che potete fare foto che mischiate insieme a quelle di alcune fotocamere e non vi rendete minimamente conto. E... Sì, secondo me il problema è la, la, la varietà delle lenti. La gente ama, cioè chi ama le macchine fotografiche e soprattutto quello che tiene in piedi il mercato, è ancora il fatto che tu possa scegliere gli obiettivi. Chissà se in futuro si riuscirà a creare una lente. dirò un termine pazzesco: una lente liquida che quindi rimane di, un, di una densità di un certo tipo, ma quando accendi la fotocamera tramite degli elettrodi, si fissa la lente e in base a, se vuoi l'ultra grande o il tele, cambia il tipo di cut delle lenti tu pensa che roba, sarebbe fighissimo, perché il problema adesso sono gli obiettivi, no? Tu hai una lente periscopica che quindi in base a quante lenti rimangono attive diventa un 10x, se ne attiva tantissime diventa un, un teleobiettivo se ne mette sì. poche diventa un ultra grande ma è solo una lente sola con un sensore molto grande. Perché quindi tu poi avere solo il sensore, e base come la lente si, si ricostruisce, cambia tutto. Potrebbe essere un'idea pazzesca, eh? Raga, Brevettata, eh, bastardi. Se vedo qualcuno che lo fa, già vedo Xiaomi di turno, vivo di turno. Oppo che salta su, vengo a prendere a casa. So dove abitate. Però sì, la, di la, la direzione è la portabilità, cioè la gente cerca sempre di più la portabilità. Anche perché ormai le camere. Torneranno i camerafone. Magari. Potrebbe essere un... Ma in realtà sono già dei camera phone adesso. Eh, ma proprio quelli vecchi, cioè proprio tipo il modulo fotocamerona grossa dietro. Potrebbe essere un'idea. Anche se... Ma. ma... Ma io mi ricordo quello di Samsung che non era stato proprio un esperimento molto felice. Però ragazzi, secondo per me è quello il futuro. Cazzo, quando si parla di futuro della fotografia si passa sempre attraverso... Gli Smartphone è tremendo, l'avevi ragione. Tu. Eh, ma perché? Perché ormai, or, ormai sono, sono già il presente, cioè non sono neanche più il futuro. Gli smartphone sono cioè, perché, e questo secondo me è colpa totalmente dei brand di foto. Bello, possiamo farlo vedere al pubblico, pagante. bello fiero. Questo qui, allora qua, tremendo, una delle cose più belle che il mondo ci abbia donato. È eh, tremendo. Però, se ci pensi, cioè. Concettualmente avesse, ha senso Cioè, se, se riducessero leggermente questo bump Io ho un telefono così me lo potrei Una cover, fai una cover che ti aggiunge questo modulo Bella, qua, da, la bella. Al posto della cover da batteria È una cover, no, cioè l'obiettivo Devi per forza averlo dentro il telefono Però tutta questa parte qua con il flash la, la, il, grip. La, il grip Il tasto di scatto Sono una cover che si connetta all'USB-C Tu l'attacchi e hai tutte quelle funzioni lì Ovviamente la fotocamera deve essere però Già presenti sul telefono, cioè sì, quando... fondamentalmente quello che stanno facendo gli smartphone ora, secondo me potenzialmente, è mettere una base per avere un modulo standard che hai sempre con cui puoi fare foto sempre e poi dopo corredarlo con tutta una serie di cose. E come dicevo prima, cioè, gli smartphone non sono neanche più il futuro della fotografia, sono il presente ormai perché i brand di fotocamere che secondo me sono loro che stanno toppando e la colpa è totalmente loro hanno creato un appiattimento generale mm. di tutte le fotocamere che stanno uscendo, non c'è più niente che ti dia qualcosa di diverso dagli altri. È sempre la stessa cosa, la camera nuova con tutte le funzioni, l'8K, i mille cazze, che per carità per il professionista che ci deve lavorare va bene, ma il mercato lo fa l'utente comune. Vogliamo il ritorno di questo che non è stupidissima come idea, poi che qualitativamente fosse un incubo straziante è un altro discorso, però non è, non è stupidissima come idea. È un incubo sta roba. Una cosa che per chi vuole un approccio molto light è quello, per sì. chi invece vuole un approccio più pro, compra i moduli e la fa a seconda delle proprie Chissà. esigenze. Chissà se... Non lo so ragazzi, questo è... questo è il futuro forse? Stiamo forse preparando a questo futuro qui? Io me la collerei: tu te lo accolleresti. Però sarebbe come avere una fotocamera: che cazzo, cambia! No, perché vedi io quando sono in giro posso utilizzare il telefono e basta. però la volta in cui voglio metterci quell'impegno in più, voglio decidere di accollarmi quella cosa in più. Ho questo modulo, che è comunque è un modulo che ti porti in tasca perché, come vedi, eh, ci monti un obiettivo pancake. Questa cosa qui entra in tasca mm. e, e l'hai fatto. Non lo so, vedremo. Chissà se sarà Apple o Google oppure un'altra azienda. Però io penso il che passo. il futuro della fotografia non lo farà un brand di fotografia. Perché? Perché, te l'ho già detto, sono, sono stanti, sono rimasti nelle loro idee, in questa concezione della fotografia vecchia, e purtroppo ce l'hanno anche tanti fotografi per quanto mi riguarda, questa conce concezione della fotografia è rimasta penso almeno a dieci anni fa. Mm -hmm. sì, Perché sì, sì, sì. c'è gente che continua a dire... Ma compro le reflex o le mirrorless? C'è cioè, gente che non si è ancora neanche resa conto che le reflex sono morte, non esistono più ormai. Vabbè, ma quindi... E chi ce l'ha perché se l'hai ritrovata da magari cioè, ce l'ha da 5-6 anni e quindi. Guarda, guarda, guarda. guarda, usare. guarda, guarda. Questo è gli Gugnuo, stiamo esplorando l'internet che aveva presentato questo progetto. Questa è le dimensioni più o meno di un telefono, guarda che roba! Eh, vedi, Azz. Tu immaginati una cosa del genere in cui tu ci puoi incastonare lo smartphone dentro, cazzo. È un futuro. Sarà un futuro fantastico, Manu. Ma sai qual è la cosa più fantastica di questo futuro? Le magliette di crop. A parte quello, è che voi ci potete trovare nel vostro presente tutti i giorni, lunedì alle 7 del mattino, è una nuova puntata di messa a fuoco. Siamo proprio come una bella ragazza nel vostro letto ogni mattina. Va bene, dopo questo commento un po' sessista. Anche un bel ragazzo, nel senso, ragazzi, questi sono i miei gusti. Oppure un bel. Crop.it slash shop per acquistare le nostre magliette, ragazzi. Mi raccomando, non mancate! Ci vediamo al prossimo episodio e fateci sapere quale futuro vedete nella vostra Qual testa Qual è per voi il futuro della fotografia? Le lenti fluide, cosa vorreste? Conquisteranno il mondo. Ciao, ragazzi, ciao, ragazzi. Buona giornata, lunedì, buongiorno. Buongiorno le magliette.